In questo appartamento di via Fuglia 142 a Brindisi, la signora Clelia Schirinzi festeggia i suoi 100 anni. La signora Clelia, nata a Brindisi il 26 ottobre 1911, festeggia così insieme ai tre figli il suo 100° compleanno, circondata dall'affetto della sua famiglia. Giornata speciale in casa Schirinzi con la parentela riunita al completo per un avvenimento che suscita naturale interesse per quello che viene definito il segreto della longevità. Lucida ed attenta, la signora Clelia ha fatto il suo primo viaggio in aereo solo 24 mesi fa, alla veneranda età di 98 anni. Come ogni centenario che si rispetti, alla festa ha preso parte anche il commissario prefettizio di Brindisi, dottor Bruno Pezzuto, che ha portato alla neocentenaria il saluto e gli auguri dell'amministrazione comunale. Signora Clelia, auguri innanzitutto per i suoi 100 anni. Innanzitutto, come si sente a questa età? Mi sento bene. Ci hanno detto che lei ha fatto il suo primo viaggio in aereo, un'età invidiabile. Sì, sì, l'ho fatto non uno, ma due, tre. Quando? Il primo? L'ho fatto in aereo, 2 anni fa, no? Il primo viaggio in aereo a 98 anni, sì. Quindi una invidiabile età per chiunque. Sì. Lei come si sente a festeggiare quest'oggi 100 anni? Qual è il segreto? Nessun segreto c'è. Mangiare bene invece è tutto, mangiare bene, non rifiutare niente. Per quanto riguarda invece la sua famiglia? La famiglia? Sì. Tre figli e basta. Ah, si è fermata a tre? Sì, si è fermata a tre, poi mio marito è morto, di modo che non ho fatto più niente. E lei ha raggiunto comunque i 100 anni? Sì. Sono arrivata, grazie a Dio. Auguri ancora. Grazie. Dottor Pezzuto, festeggiare una centenaria a Brindisi vuol dire che nella nostra città fondamentalmente si può anche arrivare a questa età, si vive bene. Credo proprio di sì, questo è un conforto, nel senso che cioè, ognuno di noi coltiva questa speranza di poter emulare la signora Clelia. Ma quello che è importante è vederla in buone condizioni, in forma, ed è una qualità di vita assolutamente invidiabile, perché poi mantenersi in vita in condizioni non ottimali o comunque con una buona qualità, credo che tutto sommato sia un discorso di diverso taglio. Mentre la signora Clelia la festeggiamo oggi e la vediamo in ottima forma, e questo ci fa piacere. Andiamo, un bacio signora Clelia. Non ci pensa.